Dallo studio delle aree umide preziose indicazioni per il nuovo piano territoriale di coordinamento della provincia di Pisa. Arriva a compimento il progetto europeo ZoomGest che ha visto le province di Pisa e Lucca, la regione Sardegna e la Corsica portare avanti una ricerca su questi habitat naturali che in un territorio fortemente antropizzato rappresentano vere e proprie oasi. I risultati dell'indagine, le criticità e le indicazioni emerse sono stati presentati in un convegno presso il parco di San Rossore. In provincia di Pisa spicca il dato che quasi la metà delle aree umide è di origine artificiale, come a mitigare l'azione di urbanizzazione sul territorio. Da qui l'indicazione della necessità di una maggiore tutela di questi ambienti, anche per creare dei veri e propri corridoi ecologici. I corridoi ecologici sono uno strumento, diciamo, fondamentale per connettere le aree a maggiore biodiversità che sono presenti nel territorio provinciale tra di loro, cercando di attraversare appunto tutti quei territori frammentati dall'urbanizzazione, dall'insediamento, dalle infrastrutture e anche nel territorio pisano da un'agricoltura intensiva. I dati emersi da questo studio, spiega l'assessore provinciale con delega alla programmazione territoriale, rappresentano una parte fondamentale per la definizione del nuovo piano territoriale di coordinamento. Uno degli obiettivi fondamentali è appunto quello di cercare di ricostruire una continuità ecologica fra tutto il territorio provinciale, soprattutto in questo caso per il valore particolare delle aree umide rispetto alla presenza della fauna e rispetto al mantenimento di valori di biodiversità. E quindi è stato un lavoro importante e consentirà di sviluppare ulteriormente scelte di programmazione territoriale tutta l'attività.